Ciao, oggi ti mostro come preparare la crostata alle fragole senza burro. Verso lo zucchero all'interno della planetaria. Con le uova. Abbasso la leva e aziono la velocità 2. Inserisco in più riprese la farina, alternandola con l'olio di semi. Ed infine inserisco anche il cucchiaino di lievito. Poi su un piano di lavoro leggermente infarinato do la forma all'impasto di un panetto. Come in questo modo mi stupisco sempre di come funzioni perfettamente la planetaria. Stendo tra due foglie di carta forno con l'aiuto del mattarello. Adagio all'interno di uno stampo per crostata, tolgo la carta forno, bucherello la superficie con i rembi di una forchetta. Copro nuovamente con la carta forno, con i legumi secchi che servono per non far bruciare la superficie. E cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Intanto preparo la crema in un pentolino verso lo zucchero con la farina. Mescolo. Verso il filo il latte. E trasferisco sul fuoco fino a che non si sarà addensata e lascio raffreddare. Frullo le fragole con il mini piper riducendo l'impurea e lo unisco alla crema. Poi trasferisco quest'ultima all'interno del guscio di pasta frolla. Scusa, ma questo pezzo non si è registrato perché il computer si è spento. Infine decoro la superficie con le fragole tagliate a pezzettini. Non è bellissima? Sono sicura che se la proverai ti piacerà un sacco. Ti ricordo che sabato alle ore 15 ci sarà la live. Quindi non mancare e vorrei che rispondessi al sondaggio che trovi qui in alto nelle schede. Grazie!